Cari amici di TIC Web TV, benvenuti su TIC on the road per una puntata molto particolare. Infatti siamo entrati nel vivo dello storico Carnevale di Ivrea per l'edizione 2019 e quest'anno la nostra diretta ve la proponiamo realmente on the road. Tra poco ci raggiungerà un esperto dello storico Carnevale di Ivrea, con lui vi guideremo all'interno di questa manifestazione che è unica nel suo genere. Siamo quasi alle 14.30 e tra poco ci addentreremo proprio all'interno della battaglia, poi vi mostreremo il giro dello storico Carnevale di Ivrea, vi presenteremo man mano i vari personaggi della manifestazione, quindi state collegati con noi. Anche alle Miss allo storico Carnevale di Ivrea, per tirare? No, per tirare no, ma per vedere, ovviamente dai Porediese non posso mancare. Quindi una bella sfilata non solo sulle passerelle ma anche qui in mezzo agli arancieri. Sì, ovviamente insieme agli scacchi sempre, da quando sono bambina, una tradizione di famiglia e ci siamo. Qual è l'emozione qui all'interno del Carnevale di Ivrea? Beh, sicuramente dai Porediese la vivo in maniera molto, molto diretta e molto intensa. Vedere ogni volta, ogni anno è sempre la stessa cosa, però per noi è sempre un'emozione diversa. Bene, allora buon carnevale. Grazie anche a voi, ciao. Ciao. Qui con noi per TIC on the road, siamo quasi all'inizio del primo giorno di battaglia delle arance, con noi un veterano del tiro sui carri da getto, come si chiama? Festa Gianfranco. Da quanti anni tira sui carri da getto? 34. 34, e qual è l'emozione che prova ogni anno? È una cosa che si ripete, però ogni anno è sì, è una cosa bellissima. Ma la prima sensazione che ha provato la prima volta che ha tirato sui carri qual è stata? Ma è stata una grande emozione, anche perché dopo 13 anni a piedi salire sul carro per me è stato un grande evento. State quasi partendo, qui vediamo che si muove il tutto, allora buona battaglia! Buon carnevale anche a voi, buon lavoro! Ale, 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 ale. Esperto della storia del Carnevale, Franco Quaccia, che quest'oggi percorrerà con noi e ci illustrerà proprio dall'alto della sua esperienza quella che è la storia di questa manifestazione. Benvenuto Franco. Grazie, grazie, un saluto a tutti, grazie. Allora Franco, abbiamo visto appunto l'alzata degli Abba, perché questi bambini vengono presentati alla popolazione nel corso della terz'ultima e penultima domenica di Carnevale, quindi prima della domenica clou in cui si entra effettivamente all'interno dello storico Carnevale di Ivrea. Sono 10 in totale i bambini, vengono presentati 5 per ogni giornata in tutte le 5 parrocchie cittadine. In tutte le antiche 5 parrocchie cittadine. Tenete conto che anche questo è un rituale che in parte è costruito su cose che non vi sono più, in quanto alcune di queste parrocchie non esistono più. Le parrocchie che esistono ancora sono San Lorenzo, San Grato e basta. Tutte le altre non ci sono più, perché San Salvatore, San Tulderico e San Maurizio sono state ridotte in una parrocchia sola, che è la parrocchia della cattedrale, quindi anche qui è tutto un ulteriore cambiamento di cose. Comunque il rituale rimane, le antiche parrocchie rimangono, quindi. E poi questi carnevali, salutiamo, salve, vediamo che ci fotografano, e vediamo che tutti questi carnevali furono poi riuniti in un unico carnevale, a capo della festa venne messo il cittadino generale. Un generale che secondo la tradizione locale comparirebbe nel 1808, in realtà. E questa è una delle tante tradizioni, delle tante invenzioni, leggende di invenzioni. In realtà il generale compare pian piano, entra pian piano nella festa nel corso di 3 decenni, non è una cosa che compare all'improvviso, ma diciamo dagli anni 10, gli anni 20 e i primi anni 30 dell'Ottocento, pian piano questa figura assume importanza. In realtà negli anni 10 è come non ci fosse ancora.
è una cosa che entra lentamente, è un elemento nuovo che pian piano si fa strada e in fondo lui con i suoi ufficiali fa semplicemente, guida semplicemente il nuovo carnevale come gli abbà antichi guidavano il carnevale, quindi si può chiamarlo il nuovo grande abbà del carnevale, mentre i piccoli, ormai i bambini, sono simbolicamente ancora abbà, ma il nuovo capo della festa, generale in capo della festa, è appunto questo generale che ancora vediamo sfilare adesso, che poi le leggende locali vogliono che sia generale napoleonico, in realtà anche questa è un'invenzione, è semplicemente come in tutti i carnevali, in tantissimi carnevali anche qui del Piemonte, è semplicemente un signore che vestito in abito militare, come perché l'abito militare è una cosa tipica di chi comandava, guidava la festa. Questo del generale napoleonico è tutta un'invenzione leggendaria che nasce poi dopo. Man mano questo lo sveleremo quando vedremo passare appunto Il giro del corteo storico. Raccontiamo, diamo ancora qualche accenno invece su quello che è successo ieri sulla Vezzosa Mugnaia, Poi ci avviciniamo alle piazze di Tiro invece, perché il Carnevale di Ivrea comunque è conosciuto in tutto il mondo, ma principalmente per la battaglia delle arance. È chiaro per l'arancia. Allora, raccontiamo cosa è successo ancora ieri sera, quindi la Vezzosa Mugnaia, chi era la Vezzosa Mugnaia? La Vezzosa Mugnaia oggi nel carnevale odierno, da più di 150 anni, è il simbolo massimo della festa, il simbolo caro al cuore di tutti quanti appunto abitano in questa città, in questa nostra terra di Canavese. La Mugnaia come figura fisica che vediamo sul cocchio dorato viene letteralmente immessa nel carnevale, inventata nel senso creata nel 1858 al termine di quel processo di rivisitazione, di ricostruzione del carnevale di cui parlavo prima. È il comune, sono le autorità comunali, sono i notabili dell'epoca che a fine Settecento prendono in mano il carnevale al posto delle badie e pian piano lo ricostruiscono, e il punto finale di questa ricostruzione è questa vezzosa eroina che vediamo comparire, che è in persona quella figura leggendaria, quella leggendaria fanciulla che avrebbe liberato la città dal fatidico marchese di Monferrato. Ovviamente questa è leggenda, è pura leggenda, però come dico sempre anch'io, come dicono le storie, in questo carnevale leggende, storia e leggenda si intersecano continuamente, quindi anche la Mugnaia, figura leggendaria, è pur sempre figura storica all'interno della festa, e oltretutto è del 1858 che sfila. Oltretutto sfila in abito che è stato voluto allora, in piena età risorgimentale, alla vigilia dell'unità, e là è l'Italia, in quanto veste l'abito bianco, la sciarpa verde e il berretto, cioè il berretto, la nostra berretta russa, quindi il tricolore. Quindi a metà 800, 1858, 60, 61, gridando viva la Mugnaia, si gridava anche viva l'Italia, in quanto era, e poi eravamo alla vigilia e in piena unità, 1861, quindi lei nasce 2 anni prima dell'unità d'Italia, 1861, 58, 59, 3 anni prima, quindi è la figura, è il termine di questo processo che ricambia il carnevale ed è la figura risorgimentale per eccellenza. Bene Franco, allora non svegliamo tutto subito perché la giornata è ancora lunga, ci avviciniamo proprio alle piazze di Tiro. Vieni, allora qui ci troviamo esattamente in corso Massimo D'Azeglio e qui tra poco sfilerà tra l'altro anche il corteo storico. Certo. Vediamo che ci sono delle bandiere qui. Queste sono alcune bandiere di alcune delle squadre degli arancieri di Ivrea. Allora avviciniamoci proprio al Tiro, così intanto possiamo ancora poi raccontare qualcosa. Però è bello anche un po' lasciare un po' di diretta, un po' di live per far sentire che cosa si respira qui all'interno del carnevale. Allora, intanto noi per... possiamo ancora continuare la nostra chiacchierata e vediamo anche dei numeri sulle bandiere. Questi corrispondono a quelle che sono, avviciniamoci anche alla telecamera, questi corrispondono agli anni delle fondazioni delle squadre.
Ad esempio la squadra degli arancieri a piedi della Pantera Nera, vediamo 1966. Sì, l'anno della fondazione. Diciamo che il getto dell'arancia, in quanto getto dell'arancia, è molto antico, è più antico della mugnaia, è nato negli anni 30-40 dell'Ottocento come gesto gentile che poi si trasforma in questa battaglia cruenta pochissimi decenni dopo. Le squadre invece sono una cosa recentissima, quando sono tutte cose nate, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dal 47-48 in avanti, prima con l'Asso di Picche, poi la squadra della morte, poi pian piano negli anni 60 come si dice, gli Arduini, eccetera, le Pantere, eccetera. Quindi diciamo che l'aspetto moderno di questa battaglia, che in realtà è antica come è ottocentesca, come le altre componenti di cui dicevamo prima. Allora, lasciamo un po' proprio di audio. Lasciamo un po' di audio live e così facciamo respirare quello che si sente, quindi proprio come se la gente che ci sta guardando come se fosse qui. Ok, allora amici di TIC vi lasciamo un po' respirare di aria del nostro carnevale e più tardi continueremo a commentare quello che è il nostro storico carnevale. Quindi è come se foste qui con noi. Sì. Pausa. Scusi, sapete che tiro? Sì. Ciao, sono mica riconosciuto con gli occhiali, ciao. Sì, e anch'io tra berrette e coccarde varie. Thank you.
arrivava a Franco, sta per passare il giro storico, il corteo storico che adesso inquadreremo, intanto lo commentiamo. Franco, allora, cosa stiamo per assistere? Ecco, adesso stanno per arrivare le bandiere delle vecchie parrocchie di cui dicevo prima. Sono questi che sfilano adesso, i colori e i simboli sono ottocenteschi, sono le vecchie parrocchie, come dico moltissime non sono più esistenti, e tipo quella là al centro è invece una parrocchia ancora esistente, quella lì con i due pesciolini al centro è quella di San Lorenzo, quella lì. Mentre di là mi sembra di San Maurizio, sono comunque i simboli delle quelle antiche comunità e poredesi di quelle antiche rioni, in realtà parrocchie, che fin dal 5 e 700 facevano ciascuno, come diciamo prima, un proprio carnevale. Godiamoci un attimo il suono dei pifferi e tamburi, poi riproseguiamo con i commenti. Thank you.
ieri anche Isabella Bretti, che è stata mugnai anche lei dello storico Carnevale di Ivrea, lo ricordiamo. Sì, sì, certo. Simone! Ciao Simone! Ciao Paola! Ed ecco che sta per passare il generale, cittadino generale, capo della festa. Questo è un generale che suonava il piccolo. Un generale. Viva il generale! Viva il generale! E poi dopo il generale c'è il segretario. Guarda il segretario. Viva il segretario! Viva il segretario! Infatti ci hanno detto, non sono schienale. Ecco qui il corteo storico, vediamo, tradizionalmente viene definito questo che segue il generale e il gruppo degli ufficiali, quindi aiutanti, gli aiutanti e poi i suoi ufficiali che compongono nell'insieme quello che è chiamato lo stato maggiore dello storico Carnevale di Ivrea, di cui appunto il generale è il capo, e quindi come un piccolo esercito posto a difesa dell'intera grande manifestazione porediese, così come erano a difesa un tempo le badie, come dicevo prima, dei giovani. Si dice che sia di origine napoleonica, quanto c'è di vero in tutto questo? Come dicevo prima, è sostanzialmente una leggenda, in realtà è tutto un nuovo gruppo di carnevalanti, cioè di gente che fa il carnevale, che pian piano si impone nei primi 20-30 anni dell'Ottocento. Ciao Piero! Non è che nasca in età napoleonica, ma nasce negli anni, a partire da quell'età, negli anni 10, 20, 30 dell'Ottocento. Ed ecco gli Abbà, quindi i giovani priori delle antiche badie. I bambini priori, un tempo, come dico, giovani, adolescenti, coscritti, ora solo più bambini, dai primi dell'Ottocento sicuramente solo più bambini. I bambini vediamo che hanno uno spadino con in cima un'arancia, non è sempre stato così però? No, gli antichi abbà, gli antichi giovani priori delle parrocchie, come i priori che ci sono ancora adesso in certi nostri paesi, che guidano le feste patronali, portavano come simbolo del loro potere una picca, le antiche picche medievali, con infisso in cima un pane, che era il simbolo chiamato la carità, che era il simbolo appunto della festa. In questi piccoli abbà del carnevale tutto viene ricostruito, al posto della picca hanno lo spadino, sulla punta c'è un'arancia che è semplicemente il simbolo e il leggendario di quella testa mozzata dall'eroica leggendaria mugnaia di quel tiranno feudale terribile che lei avrebbe decapitato liberando la città. Quindi è tutto un continuo riproposizione di elementi. E adesso abbiamo anche la banda ufficiale, la banda musicale dello storico Carnevale di Ivrea. Certo, che suona l'inno del Carnevale in onore della Mugnaia, in cui è raccontata la leggenda della Mugnaia, inno che è stato appunto scritto e composto nel 1858, quando è comparsa la Mugnaia. Tutto il corteggio allegorico che vediamo adesso è stato costruito, ripeto, nel 1858. La Mugnaia. E volevo semplicemente rappresentare quella leggenda figurandoli in questo corteo allegorico, ecco, in questo corpo. E qui la leggendaria eroina della manifestazione, la vezzosa Mugnaia. Che procede sul suo cocchio dorato e siede sopra un leone, dorato ovviamente una statua, che raffigura appunto la prepotenza feudale che lei avrebbe domato, liberando la città. E quindi il carro allegorico, appunto allegorico come dice la parola, è fatto da tutti elementi che rappresentano questo suo atto leggendario di liberazione della città dal tiranno feudale. Ovviamente è protetta anche da una scorta d'onore, li vediamo. Sì, in onore della, una chiamata appunto la scorta di onore della vezzosa Mugnaia.
Ecco, la mugnaia, diciamo, la cosa più ambita quando si aspetta l'arrivo della mugnaia, il passaggio della mugnaia, è la mimosa. Come mai questo simbolo? Ma è un po' il fiore simbolo della mugnaia stessa, ed è sempre, come dicevo prima, un elemento legato alla primavera, la mimosa. E questo è il tognotto, il carro dei tognotti. Il tognotto è il marito della mugnaia con gli amici. Sì. Ricordiamo anche la mugnaia, quest'anno è Federica Ranieri in Grigüela, è avvocato ad Ivrea, allo studio proprio in Corso Nigra, insieme al papà. E qui sta per passare anche il carro del Podestà, ecco, questa è una figura storica, quella del Podestà realmente. Che però si ricollega sempre alla leggenda. Il Podestà è l'antico capo del governo comunale dell'Ivrea del 2300 e ha compiuto questa mattina l'antico rituale della Predendora, con cui i Podestà, entrando in carica in città, giuravano ogni volta che entravano in carica un nuovo Podestà che non fosse più costruito alcun castello dove sorgevano le torri del tiranno, e per giunta, in spregio di quel tiranno, lanciano nelle acque della Dora, come ha rifatto questa mattina l'odierno Podestà Moreno Lacco, lanciano una pietra, cioè tratta da quei ruderi, anche questo a simboleggiare che mai più dovranno costruirsi torri di tiranni nella città resa libera. Questo per completare il ciclo leggendario su basi storiche, in questo caso in questa continua rivisitazione tra storia, leggenda, leggenda e storia che compone la festa. E lo vediamo, il Podestà accompagnato anche dal gruppo storico dei credendari. Sì, sono tutti appunto elementi nuovi aggiunti nei decenni scorsi per arricchire questa parte che gli studiosi chiamano un po' di ricostruzione storica della festa. Una cosa sono gli abba, i pifferi, che sono il carnevale autentico originale, una cosa sono queste parti qui che si ricollegano sempre alla leggenda, che però vengono ricostruite man mano e sono quindi quella parte del carnevale storico che è composto da ricostruzioni storiche della festa stessa. Ed ecco, tra i credendari, lo ricordiamo, tra poco lo vedremo, Rudy Bonino, che è la figura leggendaria ma reale lui per i credendari gruppo storico. Sì, non c'è ancora. Tanti anche i bambini che compongono adesso i credendari. Sì, quest'anno sì. Qui vediamo le dame che sfilano con le bandiere e anche loro hanno un gruppo tamburi. Anche questo fa parte appunto di quelle ricostruzioni storiche del carnevale che sono in atto, si può dire, da molti molti decenni. Bello! Ed ecco, a cavallo infatti sta proprio per passare Rudy Bonino insieme a Valentina, sua figlia, e tutti gli altri credendari. Ti faccio una foto per lui, che ci tiene poi. Rudy! Non sento. Puoi beccare? È lì? Ma Stefano, vai pure, eh? Vai! È quello che cavallo, quello che ha Stefano? Ah, quello che era Rudy. Infatti, mi pareva strano. Ah, è qua, vero? Questo è il Medioevo, si può dire, ricostruito tra storia e leggenda. È il Medioevo leggendario che, come dico, sin da metà 800, quanti fanno il Carnevale di Ivrea amano riproporre, in quanto richiama chiaramente quella leggenda che è alla base della festa. Quindi, e d'altronde la ricostruzione del Medioevo nelle feste è un fenomeno, anche questo, tipico di tutta Europa, e oggi anche delle Americhe, eccetera. Il Medioevo è un po' l'età mitica in cui si collocano tutte queste leggende,
questi elementi che vengono a comporre molti carnevali, come la Badia di San Peire, in cui c'è la cacciata del Saraceno, o la festa del carnevale di Rocca Grimalda, in cui anche lì c'è Luis Premio Noctis. Praticamente si può dire che tutta la nostra Italia, le Alpi e anche zone al di là delle Alpi, in Europa, il Medioevo, molti temi storici del Medioevo vengono riproposti nelle feste, ricostruiti in queste cerimonie tradizionali, alcune nate magari 10 anni fa, alcune nate secoli e secoli fa, appunto come Ivrea, come San Peire, per stare in Piemonte, come Rocca Grimalda. Cosa vuol dire per gli eporediesi interpretare un ruolo all'interno dello storico carnevale di Ivrea? Ma il carnevale innanzitutto si vive partecipando, come tutte le feste, anche gli stessi spettatori, indossando il berretto frigio, in qualche modo è già un primo elemento in cui partecipano alla festa, e quindi se uno vuol vivere veramente la festa non si sta semplicemente ai margini applaudendo, ma si interpreta un ruolo, e quindi interpretare ruoli fondamentali come la Mugnaia e il generale vuol dire vivere al massimo livello, vuol dire quindi ovviamente per tante giovani donne di Ivrea o uomini, interpretare questi ruoli vuol dire realizzare ovviamente un sogno, come dicono tutte le vestose Mugnaia, appunto, quando finalmente vestono l'abito dell'eroina. Quando finisce il carnevale di Ivrea si dice Arvez a Jobien Bot, certo. Quindi arrivederci a Giovedì Grasso. E il Giovedì Grasso che si indossa il berretto frigio per la prima volta, sì. Ma ricordiamo anche cosa vuol dire, che cos'è questo simbolo, questo berretto rosso? E come dicevo appena adesso, è innanzitutto il simbolo di condivisione, di partecipare all'interno di una comunità, a una festa che è simbolo della comunità, quindi è un simbolo di dire eccoci, siamo anche noi siamo noi che facciamo il carnevale, siamo noi che apparteniamo a questa comunità, e poi ovviamente anche simbolo di libertari, richiama l'antico berretto frigio della Rivoluzione francese, in tutto e non che qui in un sovrapporto di simboli vari, di miti vari. Il presidente del Consiglio Comunale di Ivrea anche ha sfilato, sì, Dario Cavallo, Borla. Diego Borla. Qui c'è un ex Mugnaia, la vedi? La Mugnaia, come si chiama? La Mugnaia, non mi ricordo più il nome. Sì, stanno mirando. Sì, perché da qualche anno partecipano anche dei gruppi storici che arrivano anche dall'estero, tra l'altro, comunque, quindi anche i prossimi che arriveranno. Certo. C'è una sorta di gemellaggio anche tra i vari carnevali. Non si usa. In questo caso questa è la polizia a cavallo? La banda ufficiale della Polizia di Stato, appunto, italiana. Cavalli bianchi bellissimi. Fino a parecchio, ormai anni fa, sfilavano anche i carri allegorici qui al carnevale. Come tutti i carnevali, fino agli anni 70 sfilavano, poi a inizio anni 80 sono stati aboliti in quanto non erano più ritenuti appunto in linea con quello che è il carnevale storico di Ivrea. In realtà anche questi, me lo ricordo, negli anni 60 creavano atmosfera carnevalesca, avevano i famosi carri che la ditta Olivetti con i suoi impiegati e dipendenti realizzava, mi ricordo il bambino negli anni 50, questi carri mitici, la nave del carnevale eccetera, che sfilavano in corso Massimo D'Azeglio, colmi di bambini, di giovani, era comunque un elemento bello, simpatico. Purtroppo gli organizzatori fin dagli anni 70 hanno deciso di toglierli dalla festa e poi di ecco. Allora, adesso cambiamo inquadratura, ci spostiamo nuovamente un po' all'interno della battaglia e in Corso Massimo, così parleremo ancora un po' di questa festa. Thank you.
Eccoci. Allora, siamo tornati. Franco? Tutto bene. Facciamo in diretta su... Cosa stiamo su? Tic! Bene, con una delle componenti fondamentali dello storico Carnevale di Ivrea. Sì, beh, noi facciamo la musica da tanti anni, accompagniamo tutto il corteo. E ci occupiamo di scandire un pochino il ritmo di tutto il passaggio e niente, siamo i pifferi. La parte storica. E sono uno degli elementi storici fondamentali, più antichi, come assieme agli Abba, allo Scarlo e alle Zappate, loro come cosa vivente sono le cose più antiche, perché è stato fatto anni fa uno studio dell'università da parte di un professore dell'università, il professor Guizzi, e che dimostrava come la loro componente risale al 500, al 600. Cosa vuol dire essere il primo piffero? Beh, essere il primo piffero vuol dire avere un pochino più di responsabilità rispetto agli altri, nel senso che bisogna fare attenzione a tutto il percorso, alle musiche che bisogna suonare relativamente al luogo che si attraversa, oppure ai personaggi che ci sono in quel momento del cerimoniale, e niente, quindi organizzare un pochino il gruppo, cercare di mantenere le file in ordine e
e portare tutto quanto al compimento della giornata per far sì che il giorno dopo si riparta di nuovo e per tre giorni andiamo avanti in questo modo. Voi aprite il carnevale non solo nei giorni clou della storica manifestazione, ma voi partite il 6 gennaio ufficialmente. Sì, esatto, noi apriamo il carnevale il 6 gennaio, è la nostra festa, la chiamano la festa dei pifferi. Tant'è che ad Ivrea, per chi dice buona epifania, si risponde buon piffero. Sì, 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 si usa anche rispondere in questo modo e niente, poi dal 6 gennaio ovviamente partono tutte le feste programmate, man mano tutto il cerimoniale del carnevale si snocciola fino ad arrivare al martedì sera in cui tutto finisce. Voi avete una musica, tra l'altro anche nei giorni dell'alzata degli Abba, quindi la terz'ultima e penultima domenica di carnevale, avete una musica per ogni rione. Sì, abbiamo una musica per ogni rione, abbiamo dei brani particolari che sono le diane, che si usano in momenti particolari, tipo appunto l'alzata dell'Abba oppure la zappata per lo scarlo. Diciamo che ogni momento del carnevale viene scandito con il suo brano apposito. Una bella responsabilità dunque. Beh sì, è una bella responsabilità, però è anche un onore poterlo fare, perché comunque alla fine io cerco sempre di dare il meglio di me stesso. Grazie. Grazie a voi, buon carnevale. Grazie. Franco, avviciniamoci alla signora, alla vezzosa mugnaia. Vieni. Ecco, una parte fondamentale, i volontari dello storico Carnevale di Ivrea sono fondamentali, ricordiamolo, perché comunque sono persone che lo fanno per passione e tengono ordine in città. Certamente. Ricordiamo il tuo nome innanzitutto. Mi chiamo Alessandro, addirittura io vengo da Firenze, lavoro giù a Ivrea, però mi piace stare dietro il Carnevale, mi piace stare dietro l'organizzazione. Ecco, voi venite nominati sempre troppo poco, invece siete fondamentali. A noi ci piace anche tenere in ordine il tutto, ma anche stare dietro le quinte sempre, bisogna essere non visibili ma esserci. Ma questi paradiesi come sono? Indisciplinati? No, ovviamente no, diciamo qualcuno, ma tendenzialmente sono abbastanza disciplinati nella media del carnevale, diciamo. Ok, quindi non è troppo faticoso tenere a bada le persone? No, mediamente no, diciamo. D'accordo. Grazie. Grazie a lei. Allora, intanto proseguiamo. O un altro, come si dice? Abbiamo... Così ci vediamo. Perfetto, poi ci sentiamo. Franco, vieni che commentiamo un po' il cocchio dorato della mugnaia. Non possiamo avvicinarci troppo, sennò ci cacciano. Però, comunque, ecco, vedi. Il gruppo Alfieri, siete in diretta su TIC. Gruppo Alfieri fondamentale. Potete dire tutto quello che volete. Tutto! 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 Sì. Tutto. Sì. Tutto. Sì. Viva la mugnaia, viva il generale, buon viva il carnevale! Allora, il gruppo Alfieri, lo ricordavamo prima, un gruppo fondamentale. Quest'anno hanno fatto ricordare alla città quelli che sono i valori fondamentali di Ivrea. Infatti hanno allestito il loro balcone con una frase che potrebbe sembrare un po' polemica. In realtà è bello ricordare che ad Ivrea comunque ci vuole sempre passione, rispetto, visione. Sì, 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 hanno posto in evidenza le parole che dovrebbero essere a guida di, appunto, di chi fa la festa, dei cittadini che partecipano, parole appunto di legame fra tutti, in cui c'è un dialogo, in cui non c'è l'arroganza di qualcuno, ma c'è un dialogo fra tutti, diciamo. Questo è il tema di fondo di quanto hanno voluto loro ribadire in questo. Vediamo se riusciamo anche a sentire qualcuno della scorta d'onore, che dici tu? Riusciremo? Qualcuno di voi che vuole parlare in diretta? Sì, io ho appena fatto il compleanno, ho festeggiato. Tanti auguri! 46, grazie. Ho offerto da bere a tutta questa la festa è tutta per te, per il tuo compleanno? No, magari ragazzi. No, la festa è per quella signora là. Lo sappiamo, lo sappiamo. Ascolta, cosa vuol dire per voi far parte della scorta d'onore della mugnaia? Vuol dire lavorare quando gli altri fanno festa, quello è poco ma sicuro, perché comunque quando c'è il giro noi siamo lì che spingiamo la gente, facciamo largo, la gente si ammazza per le mimose, per le caramelle, noi bisogna che non vanno a finire sotto al carro, allora le teniamo distanti, e questo è il nostro lavoro in tre giorni, praticamente lei vive con noi. Grazie. A voi.
Allora Franco, vieni, che questa è una bella inquadratura tra l'altro. Proprio in sottofondo abbiamo la signora, l'eroina, dove fuggi? Vieni qua. Abbiamo l'eroina principale della manifestazione, la vezzosa Mugnaia. Allora, guardiamo direttamente le telecamere, raccontiamo un po', vieni proprio vicino a me, tanto la inquadriamo benissimo, raccontiamo anche la storia di questo cocchio dorato, che tra l'altro è stato ristrutturato qualche anno fa, restaurato, sì, un paio di anni fa, proprio dalla scorta d'onore della fondazione, anche dell'organizzatore. Diciamo che il cocchio dorato appunto viene creato con tutto questo corteggio allegorico nel 1858 ed è pieno di simboli che richiamano quella leggenda popolare di cui dicevamo prima, di questa vezzosa fanciulla che libera la città dal tiranno marchese di Monferrato. La signora Mugnaia siede appunto, come si può vedere, su un leone dorato. Questo leone dorato rappresenta la potenza feudale che viene, come si dice, che viene domata appunto da lei, che è la libertà. Quindi la prepotenza feudale, il leone dorato, lei ci siede sopra e in tal modo si simboleggia che ha domato quella prepotenza feudale. Dietro, sotto la corona, c'è lo stemma di Ivrea, la croce rossa in campo bianco, davanti una serie di putti regge il grande mazzo di garofani rossi che la Mugnaia lancerà nella sera del martedì grasso, dopo che è stato bruciato l'ultimo scarlo, li lancerà verso appunto la popolazione, i giovani che lo prendono, un segno di buon augurio, di matrimonio, quindi molte ragazze e ragazzi cercano di prenderlo, magari innamorati nella speranza di sposarsi. Sono tutte leggende create durante. Dietro infatti dalla fondazione 1858 è l'anno appunto in cui viene creato questo cocchio allegorico, la figura della Mugnaia. Lui non c'entra niente col cocchio. La penticella di canapa appunto è il simbolo del canavese. Lì sotto ci sono tutti i stemmi dei capoluoghi della provincia canavese. Ci sono tutti gli stemmi dei capoluoghi dell'antico contado del Canavese. Ognuna di queste comunità, secondo chi aveva creato questa cosa 150 anni fa, ognuno di questi paesi aveva nella sua leggenda uno Ius Primae Noctis, e quindi tutti quanti messi assieme hanno creato questo carro allegorico. Lino Garello, anche tu storico qui del Carnevale, figura mitica ma reale, non mitologica, mitica ma non mitologica, anche tu al seguito della signora della vezzosa Mugnaia. Sì, veramente sono molto felice di poter dare una mano alla signora, che poi è brillante, è una signora che ha un sorriso che spacca i palazzi, della verità. E poi per me questo ruolo vuol dire ancora continuità, vuol dire ancora stare in mezzo al Carnevale dalla parte storica, che è quello che mi è sempre poi è piaciuto, via, diciamo la verità. Grazie ancora, comunque buon carnevale a tutti. Grazie Lino, grazie. Ciao, a voi. Grazie a voi, ciao ciao ciao. Ciao, un altro dei componenti della scorta d'onore della Mugnaia. Voi a che anno risalite? Allora, questa divisa qui è dalla fine 1800, inizio 900. Quella scorta è stata fondata nel 1991 ed è ora ancora scorta d'onore della Mugnaia. È un onore veramente per voi scortare? Sì, per noi sì, è un onore. Faticoso. È anche un pregio, è anche abbastanza faticoso come lavoro. È un divertimento. È sempre sotto carnevale, però è un lavoro e un divertimento. Grazie per quello che fate, e tanta la gente che per cercare di prendere la mimosa cerca di buttarsi sotto il carro. Sì. Ciao, benvenuto. Buongiorno. Ciao. È un fondatore della scorta. Sì. Grazie per il vostro lavoro. No, grazie a chi ci fa fare queste cose, perché noi una volta all'anno partecipiamo a questa festa. Abbiamo un impegno, perché non sembra, per noi è come un lavoro, però lo facciamo con spirito di festa, giusto? Di passione, è vero. Grazie. E allora, non per questo, per tre giorni noi camminiamo mica tre o quattro volte, però va bene.
divertiamo, perché poi queste cose qua, quando devi fare il servizio lo fai, finito puoi fare festa e facciamo festa. Bisogna fare festa, bisogna volersi solo bene, ok? Grazie, grazie per quello che fate, grazie. E buon carnevale. Buon carnevale anche a voi, grazie. 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 La vita, è una vita che lo conosco, negli anni 90 penso. Vero? Vero? Noi ci siamo sempre come Tic, ogni carnevale. Finché non ci accopperanno. No, non mi accopperanno. Il carnevale non potrà mai morire. No, no, finché non accopperanno noi. No, non vi accoppano voi. Grazie. E per la mugnaia! Viva viva! Viva! Viva viva! Viva! Viva viva! Viva! E Bin! E Bun! E Ba! Andrea! Viva la mugnaia! Viva! 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 Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao Andrea. Poi arriviamo alla prossima carnevale. Carnevale. Ma una parola al volo con la signora ce la fate fare? Sì. Vieni. Signora, vieni Andrea. Signora Violetta. La signora vorrebbe dire, vorrebbe chiedere occhio. Se può dire qualcosa. Occhio. Una piccola dichiarazione di chi ha i microfoni di Tic. Non senti. Una piccola dichiarazione. È un'esperienza meravigliosa. Grazie, è un'esperienza meravigliosa, ottimo. Ora ci spostiamo perché siamo proprio, siamo nel vivo, ma proprio nel vivo della manifestazione, cioè nel cuore. Ed ecco il carro dei Toniotti. Il Toniotto con i suoi. Il Toniotto con i suoi amici. Con i suoi, sì, sì, sì. Viva Toniotto! E lui, è quello lì in fondo. Toniotto che lancia caramelle e il corteo storico riparte. Andiamo a vedere anche il podestà. Vieni Andrea. Allora andiamo un po' dal podestà, tanto figura storica per eccellenza, dai. Aspetta che lo fanno venire. Eccolo avanti qua. Aspetta, fermiamoci qua, dai. Qui, qui, eccoci qua, siamo un po' contro luce qui. Viva il podestà! Viva il podestà! Bravo! Ciao! Ciao, ciao! Dove devi andare da vicino, va? Sì. Ed ecco la banda che riparte. Andiamo a comprare.
Allora Franco, adesso proseguiamo. Raccontiamo però, nella leggenda dello storico carnevale di Ivrea, la Mugnaia era la figlia di un mugnaio, Violetta, giovane sposa a cui il tiranno che opprimeva Ivrea con tasse e cattive maniere, diciamo così per usare un po' un eufemismo, voleva applicare lo ius primae noctis. Lei finse di accettare questa proposta indecente e poi proprio nel clou lei estrasse un pugnale da sotto la veste e mozzò la testa del tiranno per mostrarla poi alla popolazione. Questa è la leggenda di Ivrea. Secondo sempre la leggenda di Ivrea, quello che andremo a vedere a breve per quanto riguarda la battaglia delle arance, gli arancieri a piedi rappresentano il popolo in rivolta e gli arancieri invece sui carri da getto rappresentano gli aiutanti del tiranno, diciamo così. Sì, 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 gli sgherri del tiranno. Sono tutte riproposizioni leggendarie, mitiche, che ovviamente, come hai detto giustamente tu, è una leggenda che viene raccontata da tempo. La storia ovviamente dice altre cose. Rimane il fatto che per ben due volte lì Eporediesi, cioè la comunità del Medioevo, ha distrutto quel castellazzo, quell'antica rocca dei Marchesi, quindi alcuni elementi di fondo, di verità storica ci sono, alcune, chiamiamole così, sollevazioni di una città contro diciamo, dei feudatari che in modo o nell'altro si sono impadroniti di quel castello che era il castello della città stessa. Queste due insurrezioni, queste due distruzioni del castellato sono pure avvenute. Ovviamente nessuna figura di Mugnaia è mai esistita, però questa figura della Mugnaia riassume in sé la storia, la ripropone in modo leggendario, in modo mitico, in modo anche bello, in modo, diciamo, con elementi che parlano il cuore, in quanto sono gli elementi di chi con un gesto, appunto, con un gesto mitico ha voluto ridare la città alla popolazione di un'intera, ridare la libertà alla popolazione di una città. Quindi è leggende e storie che si accavallano, si intrecciano in continuazione. Ora andiamo a salutare, allora vediamo quello che è anche uno dei dolci tipici del carnevale, che è il Portugal. Portugal che poi è l'arancia, in realtà. Certo, sì, sì, sì. Allora, vieni. Allora. Qui. Il Portugal della mitica panetteria Zoppo. Allora, poi raccontiamo un attimo la storia delle arance. Ora andiamo a salutare anche gli amici del Bar San Lorenzo che ci seguono, che stanno seguendo questa nostra lunga diretta di TIC, quindi ci sembra anche doveroso andare a salutare chi ci supporta anche in questa nostra diretta. Ecco Battista. Battista, buongiorno, siete in diretta? Buongiorno. Siete in diretta? Salve. Ciao. Allora non può mancare Enzo, sei in diretta? Enzo, tu sei in diretta, questa occasione non ti ricapiterà mai più. Anche quest'anno abbiamo partecipato con enorme felicità a questo carnevale, che è un evento fantastico per il nostro paese. Speriamo che ce ne siano degli altri per questi carnevali. Noi siamo qui sempre a lavorare, a disposizione, e viva il generale e viva la Mugnaia. Yeah! E sempre io devo parlare, fai parlare mia sorella. Fai fare un viva il carnevale un po' a tutti. Quali un, due, tre, viva il carnevale! Coinvolge un po' tutti, dai. Non vi preoccupate, state comodi. Un applauso al carnevale! YouTube. Ci sei già Enzo. Ciao. Ciao ragazzi. Ok, direi che possiamo tranquillamente proseguire il giro. Allora, vieni. Intanto, così, un'inquadratura insolita. Allora, raccontiamo la storia del Portugal. Ci spostiamo magari un po'. Dunque,
Perché, Franco, perché le arance? Perché questo, questo arance, simbolo molti chiedono? Le arance sono, un, come si può dire, le arance... Ci avviciniamo? Le arance vengono introdotte nel carnevale di Ivrea abbastanza in là nel tempo, ma ancora prima della Mugnaia. Diciamo che la prima comparsa di un gesto gentile, di un gesto di omaggio che le ecco, fanciulle... Perché, infatti adesso si parla di battaglia, ma non è sempre stata una battaglia. All'inizio era un gesto, all'inizio intendo negli anni 30, 40 del 1800, diciamo tra il 1830 e il 1850, prima che comparisse la Mugnaia, era diventata un'usanza per le... nella festa del Carnevale di Ivrea, come era usanza in tante altre realtà urbane, in particolare diciamo della Costa Azzurra, tipo Nizza, e da donde noi eravamo nello stesso stato di Nizza, perché era tutto stato sabaudo, questo uso di gettare come omaggio da parte dei giovani alle fanciulle arance era tipico, era una cosa tipica dell'epoca. Ora riproseguiamo con questa curiosità, però non possiamo non salutare quello che è un vero e proprio personaggio per Ivrea, un'istituzione. Non è vero. Rita Burlando, assolutamente sì. Sono una semplice cittadina. Semplice basta. Cittadina, non direi. No, non direi. Comunque, molto umile, ma quest'anno ha un ruolo ancora più importante di tutti quelli che ha svolto nella vita. Quest'anno come l'anno scorso, perché è nonna di una delle Abba. Certo, quella di San Maurizio. Ecco, l'anno scorso quella di San Lorenzo. Rita, che emozione è essere nonna? Mi vedi? Boh. Solo al pensiero uno si commuove. Ma senti, queste Abba, come vivono questa esperienza? Bene. Le mie due nipotine sì, molto bene, sì. Benissimo, veramente. Sono contente, a parte che l'ho vista poco sia quella dell'anno scorso che quella che lo fa quest'anno, perché hanno tanti impegni, poi non abitando vicino a me, sai. Comunque. Ricordiamo Alessia e Gaia. E Gaia, sì, quest'anno c'è Gaia. Sì. Tu ci raccontavi che Alessia era un po' timida e questa esperienza le è servita per sbloccarsi. Sì, ho visto che ha fatto comunella anche con gli altri Abba, e più di tutto quello che ti dicevo, anche i genitori sono una bella combriccola che si trovano comunque ancora. Invece Gaia è già un peperino, quindi questo le servirà ancora di più. Non ha preso dalla nonna. Per niente, no, assolutamente. Ma questa è colpa del segno, il migliore dello zodiaco. Non possiamo dire quale, sennò. Va bene, allora buon carnevale. Grazie anche voi. Ciao. Buon carnevale, salve. Allora, vieni Franco, ci rimettiamo nella stessa posizione che il personaggio principale Franco, ovviamente non io. Allora Franco, raccontavamo quindi questa arancia, infatti questo gesto di omaggio, l'arancia intanto era un frutto esotico all'epoca. Quindi questo uso ovviamente non era... Ma era poi per le famiglie anche un po' benestanti. Le famiglie un po' benestanti della città ovviamente, che lungo la via principale, lungo via Palestro, via Arduino, nelle case appunto di questa gente. Tu ci raccontavi che importavano questo frutto appunto da Nizza. Sì, e poi le giovani fanciulle poriesi lo donavano dai balconi, era un omaggio. Lo donavano come gesto di omaggio in modo gentile verso i giovani ufficiali che passavano appunto nel corteggio del carnevale, ma era proprio un gesto di omaggio, così come avveniva in molte altre realtà urbane, appunto sia della Costa Azzurra sia dell'Italia padana. L'arancia è un frutto esotico, un frutto quindi simbolo, ed è pur sempre un simbolo della primavera, un simbolo del ritorno della cosa. E quando questo gesto... Fermiamoci un attimo che abbiamo una signora una protagonista principale di Ivrea, vieni qui a dire due cose. Da quando questo omaggio, questo gentile getto delle arance è poi diventato battaglia? Abbastanza presto dagli anni... Dopo 15-20 anni ci sono già cronache infarcite di gente che protesta, perché... Tu ci raccontavi cosa dicevano i giornali dell'epoca, di cosa parlavano? Si arrabbiano moltissimo in quanto questo nuovo uso di gettare con violenza da parte dei giovani che si divertivano esattamente come adesso, tirandosi arancia un po' con violenza, venne giudicato dall'inizio appunto dai notabili cittadini, dai vostri colleghi giornalisti di 160-180 anni fa, come un abuso, come un qualcosa di abominevole da stroncare subito. E vi sono cronache sulla Dora Baltea, il giornale dell'Ottocento di Ivrea, degli anni 60 dell'Ottocento, cronache inferocite che vogliono appunto cercare di
di abolire questo, cercare di abolire questo uso, diciamo, questo, in quanto lo giudicavano del tutto inadeguato per la festa stessa, mentre in realtà poi i giovani se ne sono un po' fregati del divieto, hanno continuato di raccia e nel giro dei decenni si è trasformato in quello che vediamo oggi. Quindi anche la battaglia dell'Arancia ha una storia antichissima, si può dire quasi più antica del corteggio allegorico della Mugnaia. Le squadre dell'Arancieri invece nascono in modo più recente, queste sono cose del carnevale moderno, del carnevale della... Chiediamo ad Andrea di passare dall'altra parte per riprendere anche mentre noi parliamo anche il corteo che comunque è rimasto, quindi Andrea. Proviamo ad entrare un po' all'interno qua. Vieni. Allora, Franco, qua siamo vicino ai credendari. C'è Rudy. Il reggimento provinciale Ivrea inquadra la... Voi chi siete? Chi rappresentate? Due. Io sono la persona meno indicata. Reggimento provinciale Ivrea 1796. Storicamente chi eravate? Era un reggimento che era di stazza qua a Ivrea. Ok, e sfilate subito dopo i credendari, il gruppo dei credendari? Sì, esatto. Li abbiamo visti oggi a piedi ma anche a cavallo. Stamattina a piedi e oggi pomeriggio abbiamo anche una parte di ufficiali a cavallo. Perfetto, vediamo se riusciamo ad avvicinarci anche a Rudy di là. Passa di lì. Non proprio magari. Ciao! Rudy, lo storico dei credendari, del gruppo storico dei credendari. Sfilate a cavallo. E dovete iniziare, ok. Il 34esimo che noi facciamo. Allora, Rudy. Certo. Ecco, questa è una signora che interpreta, che è stata a sua volta una mugnaia di carnevali passati. Quanti anni fa? Tanti. 1997. Sono poi pochissimi anni fa. E che emozione è stata allora? Indescrivibile, non si può raccontare, bisogna viverlo, bisogna sentire, è una cosa che ti viene da dentro, però meravigliosa. Grazie. Grazie a te. Allora Franco, seguiamo il giro e poi più tardi risentiremo Rudy, perché il bello della diretta è questo, che mentre stavamo per intervistarlo è partito il giro, di conseguenza ci riproveremo. Qui c'è anche un'altra mugnaia, di Cibolla, presidente Borla, del Consiglio presidente del Consiglio Comunale Ivrea. Questa è un'altra signora mugnaia. Lei è un'altra signora mugnaia. Un'altra mugnaia di... In che anno? Nel 1994. Che emozione è stata? Bellissima, dopo mio figlio la più bella. Grazie. Allora Franco, proseguiamo. Dunque. Non so, quando volete fare cambio, ditelo, Anche dietro, ci sto. Franco. Saluto, ciao. Ciao! 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 Ciao!
A proposito di mugnaie, Irene Quaglia. Buongiorno. Che emozione è stata quando hai interpretato il ruolo di Vezzoso Mugnaio? È indescrivibile, non si può descrivere quello che si prova dentro quando si interpreta il ruolo. Continui ogni anno a seguire sempre lo storico Carnevale di Ivrea? Sì. Lo seguivo prima e lo seguo tuttora con degli occhi diversi. Diciamolo, non si è mai ex mugnaie? No, si è mugnaie per sempre. E tu sei stata anche arancere? Sono stata ba, sono stata nipote di mugnaia. È una storia che per Ivrea si ha nel cuore, qualcuno diceva dalla nascita. Assolutamente, perché mia zia ha fatto la mugnaia che io avevo 3 anni, quindi era poco dopo la nascita. Grazie Irene, ciao. Buon carnevale. Buon carnevale a voi. Allora, qui siamo... Del getto delle arance, inizialmente non c'erano le squadre di arancieri con queste divise come sono composte adesso, come si divertivano le persone, come che tiravano le arance? Senza nessuna divisa, senza nulla, semplicemente con abiti brutti, dopo la guerra si metteva il tone, la tuta da lavoro ad esempio. Famoso tone degli operai. Sì, per tirare l'arancia. Quindi le divise, tutte queste cose sono cose dei carnevali proprio moderni, come dicevo prima sono cose che nascono dopo la seconda guerra mondiale, diciamo dal 1948 in avanti, con le prime divise degli arancieri, dei picche, poi della morte, poi verranno durante gli anni 60 verranno gli arduini, verranno gli scacchi, poi verrà la pantera, poi così avanti, negli anni 70 i tucchini, i mercenari, così via. Ma sono tutte cose che è il carnevale più recente, il carnevale moderno. Diciamo. Ascolta Franco, ma inizialmente sappiamo anche che le persone magari uscivano da lavoro, andavano in piazza, giravano il cappotto al contrario e tiravano le arance così. Sì, 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 in modo alla buona, diciamo, senza nessun diciamo, senza tutta la preparazione che oggi comporta la festa, senza nessuna iscrizione a squadre o a... Era un carnevale in fondo più semplice, più popolare nel senso di più... diciamo affrontato, erano anche altri tempi, se parliamo di cose di 70, di 60, di 70, di 80 anni fa, quindi ovviamente... Qui abbiamo la polizia a cavallo, questo è veramente prestigioso anche per il carnevale. Vediamo se riusciamo. Buonasera, buonasera, da dove arrivate? Da Roma. Da Roma, voi siete la polizia a cavallo? Sì, esatto, polizia a cavallo. Da quanti anni venite al Carnevale di Ivrea? No, siamo venuti la prima volta 11 anni fa e questa è la terza volta che veniamo in realtà. Vi piace? Sì, molto. Vabbè, il Carnevale di Ivrea è particolare, insomma, è unico, non è particolare, perciò... Grazie. Questo faccio vedere... Guarda lì, Andrea, inquadriamoli da questa parte, che bello il colpo d'occhio. Thank you.
l'altro, Franco, sul balcone dove vediamo una battaglia per Violetta, vediamo anche lì delle storiche vezzose mugnaie, Liliangela. Liliangela, di qui, che è praticamente la creatrice di questa, questa cosa molto importante legata alle mugnaie, appunto per difendere tutte quelle donne accusate, che vengono appunto, che subiscono violenze da parte di... Adesso lo raccontiamo bene, aspetta. Ora dovrebbero partire anche loro. Davanti, vieni qua, di qua. Avevano avuto paura lì. Mettiti proprio davanti. Ma dai, ma e adesso a breve vedremo passare appunto la polizia a cavallo da Roma, abbiamo sentito prima. Aspettiamo. Un bambino con berretto frigio, un bambino... Franco, quindi mentre attendiamo, ricordiamo appunto, abbiamo visto il balcone di Violetta, Violetta la forza delle donne, ricordiamo un bellissimo progetto che è stato portato avanti, è creato e portato avanti proprio dalle mugnaie, dalle vezzose mugnaie dello storico carnevale di Ivrea, proprio e l'importanza sta nel fatto che è contro la violenza sulle donne, quindi per sensibilizzare la popolazione, le persone, utilizzando questo mezzo di risonanza
grandissimo, che è lo storico Carnevale Ivrea, per sensibilizzare la popolazione contro la violenza sulle donne, che purtroppo non cessa, anzi è in costante aumento. Certo, una bellissima iniziativa che fa onore appunto alle mognai che l'hanno voluta e che ha già dato dei buoni risultati di aiuto verso signore appunto che hanno purtroppo subito questo grave, questo orribile fatto di una violenza su di loro, e appunto le mugnaie con questa iniziativa aiutano queste signore a superare questo momento difficile che hanno vissuto, dandole un aiuto sia psicologico, sia materiale, sia morale. Tra l'altro tra poco sarà l'8 marzo, festa della donna, il simbolo è la mimosa, non a caso la mimosa è anche il simbolo di Violetta, dell'eroina dello storico Carnevale di Ivrea, ma anche il fatto che fosse stato scelto questo fiore non è casuale, perché era uno dei pochi fiori resistenti al freddo, all'inverno. Sì, è il fiore che segna la fine dell'inverno, l'inizio della primavera, quindi è sempre il tema del carnevale come festa di fine inverno, come festa che segna il ritorno della bella stagione dopo i mesi del buio, del freddo, del gelo, e quindi anche la mimosa fa parte di questo grande progetto, se vogliamo, culturale di una festa che nei secoli, nei millenni ha voluto celebrare proprio questo, la rinascita del tempo, la rinascita della vita dopo il freddo, dopo il buio, dopo il cielo dell'inverno. È la vita che rinasce, questo è nella sua essenza il carnevale. Quindi la mugnaia, gettando mimose, rievoca ulteriormente questo simbolo, questo tema di rinascita. Questa rinascita. Infatti vediamo che le signore hanno in mano la mimosa. Certo, certo. Ecco, vogliamo attendere il passaggio della polizia a cavallo per poi tornare un po', vedere un po' più di battaglia. Purtroppo il giro è fermo perché c'è la battaglia sulle piazze del centro storico e tutto quanto si blocca. Forse vanno. Partono. Voilà. Attenzione! Attenzione! Allora Franco, avviciniamoci a questo punto a una delle piazze. Siamo qua vicino, vicino a piazza, siamo esattamente vicino a piazza Freguglia, poi c'è piazza del Rondolino e qui sono le piazze di tiro dei credendari arancieri e poi delle squadre dei diavoli e dei mercenari. Ok, avviciniamoci alle piazze, andiamo.
Ecco, purtroppo un'indicazione che non viene purtroppo mai rispettata nei giorni del carnevale, di non portare i passeggini, ma c'è un motivo ben preciso, non è solo perché intralciano, ma è una questione di sicurezza proprio per i bambini. Basta poco, un calcio di un cavallo, il passeggino rischia di andare chissà dove. Sì, sì, certo. Franco, la gente forse in questo clima di festa non ha però il senso di quello che può essere il pericolo. I pericoli che possono nascere. Sì, sì, in effetti, con tutta la presenza di questi cavalli, con tutta questa gran folla, possiamo dire che è già un miracolo che finora tutto quanto è andato bene, perché appunto, come dicevi te, basta che un cavallo retroceda in un attimo, che con lo zoccolo urti anche solo con un piccolo calcio una persona, un bambino, potrebbe essere molto grave. Quindi bisogna fare molta attenzione. I cavalli sembrano molto docili, buoni, però sono sempre cavalli, sono sempre animali. Quindi andiamo verso la piazza ora, Franco, rientriamo nella festa. Allora, Franco, adesso assistiamo proprio all'ingresso dei carri in una delle piazze. È un momento emozionante, quello in cui tirano sulla maschera, cioè indossano la maschera proprio al grido di maschere e poi partono. Vediamo. Allora, questo può essere un posto, diciamo... Vieni, Franco. Allora, qui siamo in una delle piazze, questo è proprio l'ingresso di uno dei carri da getto proprio all'interno di una delle piazze da tiro, in questo caso la piazza dei Credendari. Franco, vediamo che questi carri sono molto colorati, una volta erano addirittura dipinti a mano, adesso alcuni ancora sono dipinti a mano, altri invece utilizzano anche la stampa digitale. Vieni che raccontiamo qualcosa anche di questo. Vieni qua. Questi carri, come si può vedere anche da questo che abbiamo qui davanti, i Conti Casana, ripropongono nei loro disegni questo tema medievaleggiante che insomma, prima loro nel gioco del carnevale, nel gioco simbolico della festa, rappresentano appunto i soldati del tiranno che difendono il castello in cui c'è appunto il feudatario usurpatore contro il popolo in rivolta che è appunto rappresentato dagli arancieri a piedi. E quindi i nomi stessi del carro, i disegni, ripropongono temi medievaleggianti con gli stessi nomi, conti di Casani, i difensori dell'Arduino, sono tutti nomi in cui questo medioevo leggendario un po' da favola viene riproposto appunto da quanto appunto organizzo questi carri con simboli e temi che vogliono appunto riproporre sempre questo tema medievaleggiante della festa, insomma. E i Credendari, gruppo storico, è forse l'ultima squadra di arancieri che è nata, che è comparsa all'interno dello storico carnevale. È l'ultima in ordine di tempo, sì, l'ultima in ordine di tempo, è la più recente, credo all'inizio anni 80 addirittura, se mi sembra di ricordare bene. E appunto, lo ricordiamo, hanno questa divisa loro, in questo caso gialla e blu,
spesso le divise partivano, come abbiamo detto, alcune con il tone, quindi proprio la divisa, quella che era degli operai in fabbrica. Ai tempi lo ricordiamo che era ancora in auge la storica azienda Olivetti, di conseguenza molti di coloro che partecipavano al carnevale erano degli operai, oltre agli impiegati dell'Olivetti, quindi alcuni tiravano proprio con quella che era la divisa da lavoro, quindi questa divisa che storicamente era blu, e poi sopra hanno iniziato a mettere delle casacche colorate. Certo, certo, in modo molto semplice, molto popolare, e poi pian piano tutto quanto si è stato arricchito con simboli, con le stesse prime lanciatori di picche, hanno pian piano cambiato la loro divisa fino ad arrivare agli attuali colori e così le altre squadre. E attorno a questi simboli e colori ogni squadra si ritrova ed è un po' il loro motivo che li identifica, il tema che li identifica, i colori che li identifica. Assistiamo adesso un po' di battaglia, quindi vi lasciamo un po' proprio di audio anche della festa qui, di audio ambientale, come si dice tecnicamente, per farvi godere un po' proprio dello spettacolo e farvi entrare nel vivo della battaglia delle arance. Siamo già. Thank you.
Era quello il momento.
No, brulè, brulè. Invece no, è buono. Però Thank you.
bottiglia non ce l'ha. Ha detto così che manca il suo vino. Bene. Direi che possiamo chiudere proprio con questa bella immagine. Possiamo chiudere proprio con questa immagine della battaglia delle arance. Allora, nei prossimi giorni ci sarà ancora la battaglia, lo ricordiamo, lunedì e martedì ancora il tiro, si concluderà poi il carnevale il martedì sera con gli scarli, però non svegliamo troppo perché poi vedremo direttamente con la chiusura nei prossimi giorni. Okay. Qui prosegue ancora la battaglia, noi vi ringraziamo per essere stati con noi, continuate a seguirci in questi giorni, seguite oltre alle dirette live anche i video che pubblicheremo man mano in questi giorni proprio della battaglia dell'arancio, di tutto quello che succede all'interno dello storico carnevale di Brera. Grazie Franco per essere stato con noi. Grazie a voi, buon carnevale ancora e grazie un saluto a tutti da Brera.